Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Ciao a tutti ragazzi, aspettate che sistemo bene la camera. Io queste cose qua le faccio in live, capito? Per farvi vedere che qua è l'artigiano dei video, capito? Non è che mi preparo il trucco, tutto, no? Le cose perfette. Poi, oh, ragazzi, mi avete preso, sono appena uscito dalla doccia. Qua, robe, io ho appena mangiato la pasta a sugo, ancora tutto. Tutti sento proprio il sugo, la forza del sugo dentro di me. E ho sistemato tutto. Ragazzi, siamo arrivati al secondo episodino del Signore degli Anelli, e dove andiamo ancora a vedere un pochettino le basi. Io oggi volevo parlarvi il turno, com'è il turno, quindi per dirvi un po' com'è diviso il turno in un gioco, in una partita del Signore degli Anelli, e come funziona una delle meccaniche secondo me più particolari all'interno del Signore degli Anelli, che è l'area di controllo dei modelli e una piccola infarinatura di quella che è la fase di movimento. Partiamo subito. Allora, prima di tutto, il turno nel Signore degli Anelli è diviso in 5 fasi. C'è la fase di priorità, quindi la fase dove si decide chi ha la priorità, vedremo cosa significa. Fase di movimento, dove adesso io quello che vi dirò probabilmente vi farà mettere in discussione quello che credete della vita in generale, vi farà probabilmente riflettere anche sul senso di ciò che facciamo, di quello che magari possiamo percepire noi con i nostri sensi da essere umano e quello invece che c'è nell'universo. Però nella fase di movimento i modellini si muovono, nella fase di tiro i modellini tirano, nella fase di combattimento i modellini combattono, e nella fase finale si risolvono gli effetti, che vengono descritti come da risolversi nella fase finale. Si tolgono i token, si leva tutto quello che c'è sul campo che non serve e si ripete il turno. Come funziona la priorità e perché serve? Nella fase di priorità i giocatori tirano un dado ciascuno e chi fa il risultato più alto ha la priorità. Non decide chi ha la priorità. Chi fa il risultato più alto ha la priorità. Chi fa il risultato più basso non ha la priorità. Se è un pareggio, la priorità va al giocatore che non l'ha avuta il turno precedente. La priorità è importante perché durante le varie fasi il giocatore che ha la priorità ha la priorità di fare quello per il quale la fase è nata, ovvero fase di movimento. Il giocatore che ha la priorità muove tutti i modelli che vuole muovere, perché può anche non muovere. Una volta che il giocatore che ha la priorità dice io ho finito di muovere i miei modelli, tocca al giocatore senza priorità. Fase di tiro. Il giocatore che ha la priorità decide di tirare con tutti i suoi modelli che hanno un'arma da tiro. Quando dice ho finito di tirare con tutti i miei modelli, tira il giocatore che non ha la priorità. Può sembrare che avere la priorità sia un vantaggio sempre, ma non è così. Vedrete poi, approfondendo nelle regole, scoprirete che molto spesso vi ritroverete a tirare il dado e dire ah, cavoletti, ho la priorità. Che sembra assurdo, ma è vero, perché in determinati contesti forse
non essere di priorità potrebbe aiutare. È molto intelligente anche che il gioco vi dica chi fa il risultato più alto ha la priorità, perché forza un minimo il giocatore a pensare. Non è che tiro più alto, ah va bene, ok, decido. No, tiro più alto la priorità. Ok, perfetto, questa volta mi serviva. Ah, cavolo, cavolini santi, questa volta non mi serviva. Poi lo vedremo, non c'è alcuna fretta. Andiamo a vedere a questo punto la prima grossa fase, dopo la fase di priorità, che è la fase di movimento. Molto semplicemente, tanto ormai la bomba ve l'ho tirata prima, lo spoiler, quello che nella fase di movimento i modelli si muovono, quindi già l'effetto shock è stato speso. I modellini si muovono del loro movimento, il valore di movimento che abbiamo visto prima. Il terreno ha un impatto enorme all'interno del gioco. Farò un video apposta sul terreno addirittura, perché secondo me ne vale la pena. Ci sono i salti, arrampicate, calarsi dall'alto, saltare le staccionate, tipo il vecchietto dell'olio cuore. Poi non so neanche se ero, no, mi sembrava un uomo, quello beveva olio cuore, quindi cioè, aveva 80 anni, sembrava un ragazzino di 15. E cose di questo tipo è molto molto importante, quindi farò un video apposta, così posso essere massacrato anche su quello, capito? Cioè, vedetela anche così, ah, non vedo l'ora così, ah, adesso che il Mac me lo inculo. Vedetela anche così, cioè, ci vuole un po' di sana competizione. Una cosa molto importante della fase di movimento, che all'inizio può sembrare assurda, è che i modelli non possono muoversi attraverso altri modelli, che siano amici o nemici. Può sembrare assurdo, nel senso che, ok, che io non mi possa muovere attraverso i nemici ha senso, che io non mi possa muovere attraverso gli amici, cioè se io sono in giro con i miei amici e vado un attimo avanti, non è che i miei amici mi danno una gomitata in faccia. Però serve, perché vedrete che il posizionamento dei singoli pezzi in questo gioco ha un'importanza enorme. E all'inizio vi sembra stupido, ma nel momento in cui lo mettete in pratica vi rendete conto che è la cosa più naturale del mondo, perché è la cosa più naturale del mondo che in battaglia ci siano determinati soldati che sono preposti a stare in determinati posti per evitare che altri soldati vengano macellati, maciullati. Ci sono persone che hanno un ruolo bellico ben preciso, sono truppe d'urto e servono a gestire le cariche e proteggere quelli che, se gli faccio una carezzina dietro la nuca così, li pianto a terra come un chiodo. È molto naturale questa cosa, e soprattutto è molto bella da vedere sul campo, perché dà proprio l'idea di una battaglia e non semplicemente di io sposto i pezzi, il mio c'ha i raggi X, allora il mio è super forte, e allora il mio vola, e tutte queste cose che, cioè, se avete 6 anni possono anche piacere, però se io cerco una serata matura, un gioco audace ma tattico, ci sta. A seconda cosa molto importante, questa però più intuitiva, i modelli vedono a 360 gradi, tranne rarissime eccezioni, l'eccezione principe, il Momac, per dire, però perché lì c'è un palazzo con le gambe, però i modelli vedono a 360 gradi. Girarli serve solamente per dare un effetto alla battaglia, ma non ha un'importanza incredibile. Andiamo alla ciccia di questo episodio, che è la zona di controllo. Allora, la zona di controllo secondo me è una delle cose più riuscite all'interno di qualsiasi tipo di wargame. Come funziona? È molto semplice. Adesso vi faccio vedere le diapositive, che tra l'altro ho confezionato io proprio con perizia e arguzia, per farvi capire che cos'è una zona di controllo. Molto semplicemente, partiamo dalle basi. La zona di controllo è un'area
immaginaria che si protende dal modello per un pollice. Nessuno può entrare nella zona di controllo di un altro modello se non per caricarlo. Anche qui sembra una cosa, però è meccanico, è legnoso, è che palle, io voglio muovere, io voglio. Però tenete presente che, sfruttando le immagini che abbiamo, se io sono un Uruk-hai e arrivo qua a Boromir, non è che Boromir mi dice, il mondo è bello perché è vario. Forse succede qualcosa. Quindi anche la zona di controllo è molto molto sensata e permette una serie di trick che mi lascio solo immaginare, sempre a livello di protezione di determinati tipi di soldati, sempre a livello di allora ti costringo a muoverti in un modo perché non puoi entrare nella mia zona di controllo a meno che non mi vuoi caricare. Andiamo a vederci, prima della zona di controllo, che cos'è a questo punto una carica, perché viene da sé. Perché la carica è nella fase di movimento e non ha una fase a sé? Perché la carica è un tipo di movimento. La carica nel Signore degli Anelli non si fa tirando dei dadi e sperando che Gesù mi vuole bene. Il tempo verbale è ovviamente sbagliato per ridare l'idea dell'ignoranza alla base di... ma non devo spiegarlo ai miei Galvorbach. Tiro due dadi sperando che Gesù mi vuole bene, ma la carica è il valore di movimento del modello, quindi si fa nella fase di movimento. Nella fase di movimento, se io voglio caricare, misuro il mio movimento, lo faccio, entro in una zona di controllo avversaria, tocco la basetta del modello, sono caricato. Anche questo secondo me è buono, è molto buono, perché è vero che non vi vengono fuori le cariche del Gallo di Dio a 12 e poi torno a casa, mi metto a letto e guardo il soffitto e sono ancora e mi ricordo, amico, ho fatto la carica da 12 stasera, l'hai visto? Mi guardavano tutti. Però non ha, secondo me, molto senso. Preferisco una carica di questo tipo, mi dà la possibilità di gestire molto meglio il movimento, gestire molto meglio la carica in sé, avere un'idea di quello che mi aspetta sia io ma sia l'avversario. È più realistica, perché quando esce la carica in Age of Sigmar con due dadi ti escono 2-1 e tu sei Thunderion, il signore della velocità celestiale. Boh, Thunderion, che c'è? Tutto bene? In casa com'è? Come va? Cioè, cazzo, il signore della velocità celestiale fa due, fa ridere, è un momento che fa ridere. E per carità, va bene, però non lo so, io preferisco una carica fissa come in questo caso. La carica, abbiamo detto, serve per entrare all'interno di una zona di controllo avversaria. Guardiamo le immagini e poi vediamo le regole base della zona di controllo. Allora, immagine 1. L'immagine 1 è esplicativa. C'è un modellino, c'è una zona di controllo e ci sono due modellini fuori dalla zona di controllo. Quei modelli possono fare quello che vogliono. Ma se entrano nella zona di controllo di Boromir, nell'immagine 1, devono farlo perché caricano. Può capitare che un modello finisca nella zona di controllo di un avversario a seguito di spinte, cadute, dinamiche che non sono quelle, decido io di entrarci. In quel caso può rinunciare alla sua fase di movimento, può a quel punto dichiarare una carica nel momento in cui viene attivato, oppure può spostarsi ma non per avvicinarsi di più al modello dal quale si sta spostando. Nel Signore degli Anelli le persone schizofreniche non hanno regole, quindi se io dichiaro di volermi allontanare da Boromir poi non mi muovo per avvicinarmi a lui. Ok, l'immagine 1 è molto semplice. L'immagine 2, qua ci sono due zone di controllo che si compenetrano e Aragorn sta caricando l'Uruk-hai con l'elmo. Che succede? Allora, Aragorn può caricare tutti e due volendo.
Se carica tutti e due, il modello che ha caricato decide chi ha caricato, ovvero se io carico 1 e 2 e tocco tutte e due, io, controllore di Aragorn, dichiaro quale dei due ho caricato. Seconda cosa, se io carico solo il modello con l'elmo, in quel caso, e ho ancora del movimento da fare, lo posso fare, ma lo debbo fare sempre all'interno di quella zona di controllo. Voi dovete immaginare la zona di controllo come una sorta di magnete. Voi entrate in quella zona, poi potete girare intorno, ma non potete uscire. Dovete a quel punto, forse il termine è proprio orbitare più o meno dentro quella zona di controllo. Questo serve perché? Serve perché magari io decido di caricarlo e poi mi manca del movimento e faccio tipo Tokyo Drift e mi sposto perché voglio andare anche a prendere l'altro, per esempio. Oppure posso voler girare dietro, sempre ovviamente rimanendo ingaggiati. Perché questo è importante? Perché nell'immagine 3 vediamo che grazie a queste regole l'Uruk-hai che vorrebbe addentare l'Hobbit, probabilmente l'Uruk-hai, l'Hobbit lo vede come se fosse una sorta di sofficino con le gambe, non può farlo se prima non ingaggia Aragorn e Boromir. Perché? Perché se l'Uruk-hai carica Aragorn, vedete che entra nella sua zona di controllo, può spostarsi dentro quella zona di controllo, quindi potenzialmente potrebbe arrivarci, ma è ingaggiato con Aragorn. Cioè, no, conviene, cioè, ah, arrivo all'Hobbit, ti giri, cioè, il re degli uomini, forse c'è stato un errore di valutazione. Questo serve, ripeto, a dare l'idea che ci sono determinati tipi di truppe che, se messe in una posizione, ha senso che stiano lì. Non è semplicemente metto tutti avanti, carico, arriva il mischione e chi si è visto si è visto, perché tenere truppe deboli, magari forti col tiro dietro, e usare le zone di controllo delle truppe più avvezze a stare in prima linea davanti per cercare di contenere le cariche, ragazzi, questo è quello che succede nella vita vera, nel senso, è così che funziona, ed è questo il bello. L'immagine 4, perché nell'immagine 4 non c'è più niente di rosso? Mac, che stai facendo? Ci hai preso in giro? È un altro dei tuoi colpi di genio? No, nel senso che chi viene caricato, i modelli ingaggiati, perdono la loro zona di controllo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il giocatore Uruk-hai vuole effettivamente andare a prendere l'Hobbit senza infognarsi con Boromir e Aragorn, deve prima far caricare altri Uruk-hai Boromir e Aragorn, in modo tale che loro due perdano la zona di controllo e l'Uruk-hai possa andare dritto verso l'Hobbit. Anche questo è molto importante, perché oltre a essere molto realistico, se io sto combattendo contro qualcuno non ho modo di avere di dare un senso di minaccia intorno a me, per cui cerco di prendere anche altre persone. Sono impegnato a salvarmi la vita, sono impegnato a combattere, quindi la mia zona di controllo, la mia, potremmo dire, area di minaccia non c'è più, perché sono ingaggiato. Anche qui questo è un meccanismo che serve a farvi sforzare di pensare come disinnescare le aree altrui, di modo tale da arrivare dove voglio arrivare. Queste, per sommi capi, è la zona di controllo. Possiamo riassumere così le tre regole principe della zona di controllo. La prima regola è che se entro in una zona di controllo devo per forza caricare. Posso continuare a muovermi, ma all'interno a quel punto della zona di controllo. Quindi questa è la prima regola. Se entro devo caricare per forza, posso muovermi, ma devo stare dentro quella zona di controllo. La seconda regola è che tutti i modelli ingaggiati perdono la loro zona di controllo.
terza regola, quando, e questa cosa, anche questa è molto importante, quando entro in una zona di controllo per una carica, ignoro tutte le altre zone di controllo potenzialmente che vado a incontrare per arrivare al mio bersaglio. Quindi quando io dichiaro una carica su un bersaglio che vedo, che posso caricare, posso entrare nella sua zona di controllo, a quel punto ignoro tutte le altre zone di controllo che vado a incontrare per muovermi dentro. Questo non va a, come dire, a smentire l'immagine 3, perché quella è un'altra cosa. Lì semplicemente devi entrare per forza nella zona di controllo, però una volta che io dichiaro di caricare Boromir, non è che poi c'è la zona di controllo di Aragorn, ah non puoi farlo, no, la ignoro completamente quella, perché sono già dentro. Queste sono le tre regole fondamentali. Ripetiamo, cariche multiple si possono tranquillamente fare. Chi ha caricato, poi se in varie zone di controllo decide di dichiarare chi effettivamente ha caricato, posso entrare in più zone di controllo, quindi posso decidere se ho un pezzo molto forte, ovviamente di ingaggiare più pezzi avversari, e per poi la questione della fase del fight, come si dividono, lo vedremo nel video della fase del fight. Per il momento tenete presente solo della zona di controllo. Volevo fare il focus su questo perché è importante capirla questa cosa, perché altrimenti non si riesce a capire come ci si muove, perché è importante chi ha la priorità. Perché pensate bene che se io ho la priorità, durante il mio movimento posso fare delle cariche atte a disinnescare le zone di controllo dell'avversario in modo tale da liberare lo spazio per i miei. Quindi in questo caso avere la priorità è abbastanza importante. Tutta la parte del terreno la vedremo successivamente. Vorrei fare una menzione d'onore ad una dinamica della fase di movimento che non sempre si vede all'interno dei vari wargame, ovvero che è il ruolo dei modelli proni. Un modello è prono perché? Un modello può essere prono per vari motivi, perché è spinto a terra, perché è cascato, perché in reazione a un fight, quelli poi li vedremo. Tenete presente solamente che, allora, un modello prono non ha una zona di controllo. Giustamente sono a terra, sto andando, mio Dio, mi stanno per uccidere, oppure sono a terra, sto strisciando come un verme perché ho deciso di regalare la mia dignità all'universo, non posso minacciare nessuno, quindi non c'è una zona di controllo. A fine di linea di vista un modello prono conta la metà di altezza, anche questo è abbastanza realistico, perché non si può dire che un modello prono non conti di fine della linea di vista, perché va bene, posso accettare che se Frodo è prono non lo vedo, ma se un troll di Mordor è prono forse me ne accorgo, nel senso, non per il rumore, ma almeno la vista forse anche me ne accorgo. Quindi sono la metà. Cosa può fare un modello prono? Che può fare? Allora, può muoversi strisciando di un pollice indipendentemente dal suo movimento. Può essere anche il Thanderion, il signore della velocità celeste, ma se è prono, Thanderion si muove di un pollice. Può decidere di fare quello, e l'unica altra cosa che può fare, può decidere di tirarsi su, di alzarsi. Non può fare nient'altro, non può saltare, non può arrampicarsi, non può tentare di fare niente se non strisciare o alzarsi. Come funziona l'alzarsi e il buttarsi per terra? Perché un modello può anche volontariamente buttarsi per terra, perché può servire per esempio non essere più in linea di vista. Un modello che magari ha preso un obiettivo può decidere di buttarsi per terra e strisciare per cercare di non essere visto, per esempio. Innanzitutto, come dicevo, nel Signore degli Anelli le persone affette da schizofrenia non hanno regole, quindi un modello può alzarsi o buttarsi a terra, ma non può fare tutte e due le cose nella stessa fase di movimento. Non siamo a Schiaccia la Talpa, siamo al Signore degli Anelli, quindi non funziona, o vado giù o vado su in una fase di movimento, poi nella fase dopo posso fare quello che voglio.
per alzarmi o per abbassarmi spendo la metà del mio movimento. Se mi sono alzato, ho speso la metà del mio movimento e ho ancora movimento, posso caricare. Se sono prono, posso essere caricato. Non avendo una zona di controllo, le persone possono muoversi vicino a me di un pollice senza doversi preoccupare di dire: ah, sono entrato nella tua zona di controllo. Questo tenetelo presente, ovviamente. Altra cosa molto bella e soprattutto molto umiliante per il modello prono è: si possono saltare i modelli proni come se fossero degli ostacoli. Come funziona? Mi muovo a contatto del modello prono e faccio un test di salto. Vedremo il test di salto nella parte dei terreni. Molto molto semplicemente: mi muovo a contatto, faccio un test di salto, se lo supero, supero il modello prono. Che succede se lo fallisco? Perché qua ridiamo tutti, no? Ah sì sì, è facile col test fatto. Dipende da che grado di parentela ho col modello che sto per saltare, perché se il modello è un amico, semplicemente l'azione fallisce e basta. Se il modello è un nemico, il modello che ha saltato e ha fallito il test deve per forza dichiarare una carica. Se io magari in un pomeriggio assolato faccio uno scherzo e tento di saltare oltre un mio amico e non ce la faccio, cadiamo tutte e due, ridiamo e racconteremo questo episodio in futuro nelle grigliate ai nostri nipoti. Se io tento di saltare Hitler e non ce la faccio, una ginocchiata gliela do. Questo il concetto è che mi deve sempre muovere, che il regolamento del Signore degli Anelli è molto realistico e molte cose che sembrano in realtà sono istintive, viene da dire. Cioè, se sto tentando di saltare una persona che e non ce la faccio, gli cado addosso, a quel punto vabbè, un mozzico glielo do. Questa dinamica è molto bella, soprattutto quando ci sono pezzi non proprio fortissimi che però vanno a prendere obiettivi, bam, strisciano, e chi li becca più? Per dirvi che c'è anche questo tipo di approfondimento all'interno di un semplice movimento nel Signore degli Anelli. Ora, io direi di terminare qui per il movimento. Vedremo nel prossimo video il terreno, come influisce sul movimento, come influisce sulle fasi di tiro, come influisce sulla fase di combat, che tipi di terreni, quanti terreni mettere sul campo, cosa è consigliato, in modo tale che vi facciate anche un'idea di come è effettivamente un campo del Signore degli Anelli. Intanto vi invito sempre a farmi domande se vi sono venute in mente situazioni particolari. Ah, ma se io sono su un muro e c'è la luna piena e arriva al verso di un gabbiano, però io sono girato e ho un arco in mano, ce l'ho la zona di controllo? Cioè, segnatemi queste domande perché mi piace rispondere a questo tipo di dubbi. Spero di non aver detto cazzate, ditemelo altrimenti, mi raccomando. E a questo punto ci vediamo al prossimo video. Ciao. Fidatevi del Mac. 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 Fidatevi del Mac.